Nello scorso video vi ho fatto vedere la trasformazione del mio nuovo orto. In questo episodio invece inizierò a preparare la terra. Spoiler, è stata una tragedia perché continuava a piovere. Ah ragazzi, finalmente riesco a mettere piedi all'orto, perché da quando ho fatto l'ultimo video, avete visto che ho pulito tutto, non sono più riuscito a venire perché è iniziato a piovere a dirotto e quindi non si poteva venire. Finalmente posso rimettere piedi. Vabbè, incominciamo. Ragazzi, abbastanza faticoso, eh? Però la cosa buona è che la terra è piena di lombrichi, almeno fatemi sapere nei commenti, ma dovrebbe essere una cosa positiva. Ah, sto continuando a trovare tubi di ferro nella terra e sono conficcati sotto, quindi non so neanche cosa fossero serviti. Ho dovuto... E ne ho già trovati due. Non ho idea del perché sono nel terreno, comunque io li tolgo. Allora, 20 minuti di lavoro e uno è andata. Adesso attacco la seconda, poi mi sa che mi fermo perché non ho tantissimo tempo oggi. Ragazzi, avevate perfettamente ragione quando nei commenti dell'ultimo video mi avete detto: Fabio, adesso non avrei più bisogno di andare in palestra, perché qua è molto peggio della palestra. Ah, sono devastato, ma alla fine metà orto l'ho fatto. Ah, questa e questa l'avevo fatta prima che venisse a piovere. Questa è l'ultima che ho fatto adesso, qui dove puoi mettere i pomodori. Queste due anche le ho fatte oggi e queste altre due invece le avevo fatte anche loro prima. Anzi, mi ha aiutato anche un po' Lorenzino a fare queste qui. Per oggi direi che basta, speriamo che il tempo tenga, perché così domani ci do un'altra botta. Sono passati un po' di giorni da quando sono stato all'orto l'ultima volta, perché poi è ricominciato a piovere e quindi mi sono dovuto fermare. Adesso sembra tornato il bel tempo e quindi andiamo a vangare gli ultimi tre spazi che ci sono nell'orto. La vera domanda è: ce la farò oggi a riuscire a sistemare tutto? Bah, lo vedremo. Si comincia a lavorare, poi oggi non ho neanche fretta, quindi posso stare qua un bel 2-3 ore, sempre se ce la faccio. E comunque lo stato dell'orto è questo. Ok, allora, uno è andato, adesso ci mancano gli altri due. Ok, allora, secondo andato, gli abbiamo dato una bella botta, però adesso pausa perché ho la schiena già distrutta. Comunque manca l'ultimo, quindi ancora un piccolo sforzo e poi siamo riusciti a vangare tutto il nostro orticello e poi dobbiamo passare al prossimo step. E vai ragazzi, ce l'abbiamo fatta, mezzo morto. Ma ce l'ho fatta, siamo riusciti a vangare tutto. Adesso vorrei fare un po' di pulizia, capire un po' come andare avanti, se posso già zappare, perché comunque mi sono comprato una bella zappa nuova, perché non può mancare, quindi eccola qui. Allora, ho consultato gli esperti, perché qui è pieno di nonni che sono molto più esperti di me, mi hanno detto comunque di aspettare, che adesso è inutile andare a zappare, ok? Bisogna lasciare asciugare. Però dato che l'altro giorno un signore mi ha dato un po' di cipolle, faccio un pezzettino e metto giù queste cipolle, almeno per non tenerle lì. Così saranno le prime piante di questa stagione 2024. Ragazzi, ci siamo. Allora, pare che c'è un lombricone qua che è gigante. Ci siamo ragazzi, piantiamo le prime piantine del nostro orto. Ok, per oggi basta così, la terra è ancora troppo bagnata, è inutile stare lì a lavorare, a fare, che tutto lavoro fatto per niente, quindi ci vediamo tra qualche giorno. E finalmente si va a zappare, oggi ho il pomeriggio libero perché Lori non c'è, Steph non c'è, comunque sono tranquillo per un paio d'ore, asciutto, più o meno è asciutto e adesso ci diamo dentro. Oh, ragazzi, che dire, è bella tosta, è bella tosta. Allora, per il momento sono riuscito a fare due, adesso sto zappando il terzo e sono già mezzo distrutto. Allora, l'obiettivo di oggi sarebbe quello di finire tutto, però vediamo, perché devo anche finire di pulire.
Allora, in poco meno di 2 ore sono riuscito a fare questi 4 spazi qua. Lì adesso voglio fare l'ultimo, diamo una bella botta lì in fondo. E poi ho sistemato un pochettino qui l'angolo, dove poi vorrei mettere un bel mobile per mettere tutti gli attrezzi e tutto quanto. Finalmente si pianta qualcosa. Oggi sono venuto qui al vivaio e inizierò a prendere un po' di piantine. Ok ragazzi, allora abbiamo preso un po' di cose. Ecco qua, c'è il nonno boss che mi viene a dare una mano. E niente, adesso andiamo a morte, dobbiamo finire un po' di lavorare una parte del terreno, però iniziamo a mettere giù qualcosa, finalmente. Allora, abbiamo preso cipolla rossa di Breme, scalogno, poi abbiamo preso aglio rosso, poi un po' troppe cipolle, però mio padre si è fatto prendere la mano. Cipolla rossa toscana, poi vabbè, ho preso un rosmarino perché voglio... Il mio sogno è sempre stato quello di avere un albero di rosmarino, perché io quando cucino mi piace tantissimo usare il rosmarino. Poi qui una prova, non so se ho fatto bene o ho fatto male, però vabbè, vedremo. Carote, e poi ho preso insalata, questa lattuga cappuccio bionda. Quindi adesso niente, andiamo a mettere giù queste cose, poi devo finire di zappare tutto quanto. Allora, partiamo con l'aglio. Attenzione alla tecnica del nonno boss, vediamo con... il ferro, perché ci siamo dimenticati. Fa niente. Beh sì, dopo io la mettiamo qui. Attenzione qua, l'esperienza del nonno boss. Adesso la strategia è qua di mettere giù tutto aglio, cipolle, mettiamo giù tutto qua. E da questa parte voglio mettere insalata e carote. E dai, abbiamo messo giù quasi tutto qua, che roba, e manca solo la cipolla rossa, quindi qua sarà tutto pieno di aglio e cipolla. Dopo aver piantato le insalate e carote, ha piovuto per un paio di giorni e appena sono riuscito a tornare all'orto, questo è quello che ho trovato. Fantastico, di tutto quello che avevo messo giù è rimasto solo questo ceppo di insalata, il resto non c'è più niente. Le lumache mi avevano mangiato tutto, tutte le insalate, tutte le carote. Così ho ordinato lumachicida su Amazon e poi... Allora, siamo tornati, abbiamo preso altre 8 piantine di fragole, carote, altra insalata e un peperoncino. Però aspetto domani e dopodomani che mi arriva il lumachicida, perché sennò mi fanno fuori ancora tutto. Dato che però non avevo voglia di fare 300.000 viaggi qui al vivaio, le ho prese, le tengo in casa e poi appena arriva il lumachicida le metto giù. Le fragole non le ho messe nell'orto, ma le ho messe qui sul balcone, nel vaso grande dove l'anno scorso avevo messo i pomodori. Allora, ho comprato lumachicida e questi ombrellini qui per metterli, così stavolta non mi faccio fregare. Adesso vediamo se mi fregano ancora. Tac, guarda qua la mia insalatina. Allora, insalate giù, adesso mettiamo giù le carote, carotine, e voglio proprio vedere. Allora, mattina successiva ci sono le lumache, porca miseria, meno male che sono passato, perché adesso le toglierò a mano, le devo togliere a mano per forza. Guarda qua, una qua, un'altra piccolina qua, un'altra sotto lì, è pieno, porca miseria, oh, non c'è verso con queste insalate. Cioè guardate qua, pieno, pieno, anche qua c'è un'altra, però dove c'era l'umachicida si sono fermate, qui no perché non l'ho messo qua intorno. Adesso io lo metto anche tutto intorno, anche qui, guarda qua quanta bava. Vabbè, dobbiamo fare un intervento drastico, perché qui, e guarda anche qua sulle carote, guarda. Guardala qua,
guardale qua. Oh ragazzi, sono 20 minuti che sono qua a togliere lumache, limacce, tutti i tipi ci sono. Ce la farò quindi a far sopravvivere le mie insalate? Ragazzi, non lo so, comunque lo scopriremo nel prossimo episodio. Intanto voi iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un bel like. Ciao!